serve soprattutto dare un vero stop alla precarietà, a partire per esempio dal mondo della ricerca, dal mondo per esempio dei, non solo delle università, il personale AFAM, ma insomma serve un vero investimento pubblico. Protesta della FLC-CGL, Piazza Capranica, Roma. Siamo qui con Marco Grimaldi, vice capogruppo Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera dei Deputati. Grimaldi, perché sostenete questa protesta? Perché hanno ragione gli insegnanti, il personale ATA, gli studenti, quando dicono che questa manovra riporta l'austerità in questo paese, riporta tanti tagli in tutti i settori, anche quello della scuola, e invece l'unico settore dove non si taglia è quello degli armamenti, anzi addirittura in quello c'è un segno più. E diciamo una cosa molto semplice, abbiamo depositato tanti emendamenti per togliere il blocco del turnover nella scuola, per ridurre i precari, per mettere le risorse necessarie per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali a partire da quello della scuola. Serve soprattutto dare un vero stop alla precarietà, a partire per esempio dal mondo della ricerca, dal mondo per esempio dei, non solo delle università, il personale AFAM, ma insomma serve un vero investimento pubblico. Era quello che ci eravamo detti dentro la pandemia, dopo la pandemia, serve per il benessere e la salute degli studenti, serve per i docenti che hanno un ruolo fondamentale, invece noi continuiamo a scaricare addosso su di loro, sulle loro spalle, tante di queste responsabilità. Grimaldi, oggi si discute in consulta sull'autonomia differenziata. Voi come vi ponete riguardo questa legge? Già è stata approvata, ci sono delle regioni che si sono opposte, si teme un aumento del gap a livello di servizi sia nella sanità ma anche nella scuola. Dobbiamo essere sinceri. L'Italia è già diseguale. Se pensate al tempo pieno, ci sono alcune città italiane, penso a Torino, a Milano, a Bologna, dove il tempo pieno c'è praticamente per tutti. Ci sono città in Italia come Palermo, Napoli, in cui invece non c'è quasi per nessuno. In un'Italia così diseguale noi dovremmo ricucire. Altro che livelli essenziali, bisognerebbe dare a tutti diritto, come il diritto allo studio. Non in tutte le regioni si danno le borse di studio, si danno per esempio i contributi per una vera dignità che passa dalle mense, che passa ovviamente dai viaggi scolastici. Ecco, noi pensiamo un altro paese in cui quella differenza in realtà non esiste, invece l'autonomia differenziata rischia di essere davvero uno spacca Italia di cui questo paese non ha bisogno.